L'equivoco è di questa referenza, questo fax che si riferisce a quella referenza famosa di questo gemellaggio, sì, tutto là sta l'equivoco. Ma lei che cosa dirà al GIP adesso? Oh, lo dirò al GIP, spiegherò tutto quando l'equivoco che è uscito che gira attorno a questa referenza, che è assolutamente buona fede, protocollata e tutto. Comunque ci sarà avvocato. Va bene. Caso Castiglione, oggi il GIP ascolta il vicepresidente della giunta regionale. Se dovesse confermare la misura interdittiva, dovrebbe dimettersi l'assessore, si aprirebbe una crisi di giunta, c'è un rimpasto all'orizzonte? Se dovesse essere una misura interdittiva, non è che ci sono alternative. Io mi auguro che non ci sia, è semplicemente questo, ma se ci dovesse essere è chiaro che bisognerà tenerne conto. Però insomma, per quello che io conosco Alfredo Castiglione, ritengo che sia in grado di spiegare le situazioni che pur nell'ambito magari di un'indagine possono sembrare oscure, ma magari se uno poi fornisce le spiegazioni tutto si chiarisce. Me lo auguro naturalmente, però insomma devo dire stiamo a vedere. So che questa mattina si è sentito con gli organi giudiziari, per cui vedremo un po', sapremo, aspettiamo. Può accelerare però il processo di rimpasto di giunta, di riassetto delle deleghe? Non c'è nessuna accelerazione da fare, perché non c'è nessun rimpasto di giunta del quale si sta parlando. Se poi si dovesse fare un rimpasto di giunta, questo vale in qualunque momento storico di una vita politica, sarà un momento in cui si farà, ma senza fare la litania insomma solita delle questioni, facciamo il rimpasto, apriamo le verifiche. Sono ritualità della vecchia Repubblica che è già stata foriera di molti danni per noi. Perché oggi quello che noi stiamo vivendo, la crisi che noi stiamo vivendo, non è la causa dei nostri malesseri. La crisi è l'effetto di quello che si è fatto nel passato. Assessore, questa mattina l'incontro con il giudice con l'indagine preliminare, che incontro è stato? Cosa ha detto al giudice, se si può riferire, insomma? Sì, penso di aver chiarito nella totale serenità e correttezza che mi contraddistingue tutto sia con i GIP, c'era anche a PM la dottoressa Picardi. Tra l'altro è durato anche relativamente poco l'incontro, dove ho certificato tutto l'ambaradane che si è costruito dietro questo fax, questa referenza. Loro accomunavano questa referenza ad un progetto IVA mai fatto, tra l'altro, ad un progetto Sisberg che io ho letto dalle carte. Quindi una serie di equivoci, una serie di sovrapposizione di date che ho apertamente chiarito. Hanno letto alcune intercettazioni, ho fatto capire il fatto che il mio nome viene troppo spesso usato anche all'interno di cene, di incontri a mia insaputa, perché così è stato, ma penso che hanno capito loro. Io ho massima fiducia nella magistratura. Adesso il mio avvocato, dottor Angiolelli, produrrà altra documentazione soltanto a ribadire questo, ma... Se il giudice dovesse confermare comunque l'interdizione dei pubblici uffici, lei è pronto a fare un passo indietro? Poi tutto quanto certamente dipende dal... Ma io penso che non ci sia questo rischio. Se dovesse esserci? Ma io penso che non ci sia. Io mi auguro che per la Regione Abruzzo che non ci sia. Sono, dentro di me sono convinto, ma non perché sono Alfredo Cassia, sono il primo diretto interessato, perché non ho commesso nulla. È tranquillo? Assolutamente sì, non ho commesso nulla. Sarei primo... Conoscendomi, e la Regione Abruzzo mi conosce e quanti mi conoscono, della mia correttezza, della mia totale buona fede in questo caso qua, che sfido chiunque per dire ho dato un centesimo a Castiglione, ho corrotto Castiglione, ho corrotto Castiglione, mi ha corretto. Quindi sono talmente sicuro e convinto di quello che dico, mi sarei dimesso io se dentro di me avessi la coscienza sporca. Guarda, no.